Old, come Bitcoin. Come il caricamento di Windows? E cazzo, l'installazione e aggiornamenti? Inserisci il CD di Windows 98. Vabbè, ok, vai. Partì. Buonasera. Questa sera appunto parliamo di questa nuova architettura che è stata proposta da Zalando, che promette di portare i microservizi sul front-end. I microservizi dovremmo conoscerli più o meno tutti, fondamentalmente si tratta di spezzettare grosse masse di programmi in pezzetti congruenti che possano interagire tra di loro senza però pestarsi bene. Però qual è il problema? Che noi abbiamo tendenzialmente queste bellissime API fatte tutte a microservizi, poi quando arrivi sul front-end ti trovi con un grosso monolite e tendenzialmente la cosa che succede è che i vari gruppi di sviluppatori che sviluppano le API proprio sul front-end si vanno a pestare i piedi e quindi lì abbiamo tutti i problemi che vengono evitati con i servizi. Quindi se c'è da fare un deploy, magari c'è un altro gruppo che sta a metà sviluppo e però dobbiamo mandare avanti la produzione, di aspettare, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, nel mondo dei microservizi c'è questo che hanno chiamato front-end tabù, cioè un grosso mammozzone, però soltanto con i JavaScript. Quindi Zalando, che si posiziona come una tech company in questo momento, sono partiti con un mucchio, con una cinquantina di sviluppatori sono partiti nel 2008, poi nel 2010 erano una cinquantina, nel 2015 erano più di 700, adesso sono quasi 1800 sviluppatori e quindi si posiziona nello stesso segmento di Netflix e Amazon, per capirsi. Ha deciso di proporre una nuova implementazione e la loro promessa è: noi garantiamo ai team di scrivere il codice che gli pare, con le tecnologie che gli pare, raggrupparli nelle app come gli pare, deployarli sui server come gli pare, però basta che mi rispettano le API in modo che io posso poi raggruppare tutto insieme dentro una web page. E diciamo, questa qui è la promessa di Mosaic, quindi uno stack completamente indipendente, sistemi di deploy completamente indipendenti per ogni team, che però hanno un risultato univoco come questo. Tutto è iniziato nel 2009 con Big Pipe. Praticamente Facebook aveva la necessità di mandare tanti contenuti elaborati anche in tempi lunghi dal back-end al front-end. Che cosa sono inventati? Praticamente nel momento in cui veniva richiesta la pagina veniva mandato un 200 e dopodiché venivano streamati tutti i contenuti via via che erano pronti e venivano posizionati all'interno della pagina tramite del JavaScript. Zalando è partita da questo coso e ha cercato di migliorarlo, soprattutto perché loro hanno grosse necessità di SEO. È vero che i crawler sono famosi per eseguire bene il JavaScript, però fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Quindi praticamente si sono inventati questa architettura. I tipici microservizi stanno qui, poi ci stanno i team, ognuno che lavora su un frammento di una pagina che viene assemblata da un layout service tramite dei template e poi viene pubblicata all'utente. Ok, la cosa importante qui è che i frammenti sono indipendenti. L'unica cosa a cui per il momento bisogna ancora stare attenti è che nel momento in cui devono andare a convivere sulla pagina devono seguire delle librerie. E
Il Zalando in questo momento stanno usando React e RomaJS per gestire questa cosa qui. Però hanno in studio utilizzi di web component, eccetera, eccetera, che potrebbero permettere di evitare questo costretto. Questo qui è esattamente un frammento di Zalando, e quindi c'hanno Bootstrap, c'hanno Require, React, un po' di React, e questo qui è il minimo stack che garantiscono a ogni frammento. Ok, Taylor. Taylor è il cuore di questa architettura, è di fatto il... Taylor è il cuore di questa architettura, è il layout service, cioè quello che raggruppa i frammenti uno per l'altro. È un sistemino fatto in Node, hanno provato 3-4 tecnologie diverse, ma hanno deciso che Node era più performante. Lavora con gli stream, interpreta i frammenti, manda le richieste in parallelo a tutte le vie di backend, raggruppa l'output e poi manda il risultato. Ok, questo qui è un template e come vedete qui ci sono vari frammenti, uno è marcato primary, uno è marcato sync. Che cosa significa? Primary è fondamentale per l'architettura di Zalando perché è il frammento che determina lo status code della pagina. Quindi, per esempio, loro hanno l'esigenza che se un prodotto è finisce, devono restituire 404. E il crawler, il motore di ricerca deve registrare che quella pagina non esiste più. Facebook mandava sempre 200. Ok. Quindi praticamente Taylor legge questo template, va a recuperare i vari frammenti. Nel momento in cui gli arrivano gli header del frammento primary, allora inizia a rispondere al client. Nel momento in cui arrivano i frammenti, li manda via via. E ottengono praticamente i frammenti vengono elaborati tutti server side e viene mandato tutto quanto fino al primary, poi via via arrivano gli async e gli async si comportano esattamente come big pipe, però i frammenti non marcati async arrivano come se fosse un altro gesto. Poi hanno aggiunto un paio di cosette molto carine: se un frammento va in timeout, allora c'è il feedback, che è abbastanza dichiarativa e molto divertente. Ok, tutto viene passato con gli stream. L'unica cosa che... e ovviamente abbiamo degli status code che hanno un senso, perché appunto avendo il frammento primary che determina lo status code di tutta la pagina, gli status code hanno un senso. Ok, la cosa importante che non ho segnalato è che i frammenti devono rispettare un API, o meglio, i microservizi che servono i frammenti devono rispettare un API. L'API è abbastanza semplice. Bisogna mandare gli header appena possibile. Negli header devi aggiungere tramite l'header link tutte le tue dipendenze, cioè se hai bisogno di CSS o JavaScript, li mandi subito negli header, così lui può costruire la pagina mettendo tutti i link che ti servono nell'header direttamente. Ovviamente questo prima che sia composto tutto, fino a che tu abbia finito di fare tutte le chiamate di paradigma.
Ok, dopo questo qui davanti hanno messo Skipper, è un router che ha due caratteristiche peculiari. Intanto permette gli stream, che non è proprio normale, e in più permette di avere una lista di route dinamiche che possono essere appunto modificate senza downtime. Zalando in questo momento ha più di 200.000 route, per capirsi, gestite da sto qua. E è fatto in Go, c'ha il circuit breaking, rate limiting, A/B testing, e può essere utilizzato come Kubernetes ingress. Onestamente per me è più una buzzword che avere qualche significato, probabilmente Luca ne sa qualcosa di più, no? Però comunque è una specie di router un router per Kubernetes che non devi configurare, una cosa del genere. È scritto in Go, hanno fatto anche altre prove, però Go è quello che gli performava meglio. È un'evoluzione di un altro progetto che si chiama VulkanD, però VulkanD, se ho capito bene, non supportava lo streaming, che per loro era fondamentale. E durante il Black Friday, su 200.000 rotte, ha retto 45.000 richieste al secondo, che non è buono. Poi hanno aggiunto altri progettini, questi qui sono i più simpatici che ho visto. In Keeper è fondamentalmente un repository per le rotte di Skipper e è quello che permette a Skipper di aggiornarsi ogni 8 secondi. Se usi gli altri tipi di sorgenti devi avviarlo. Ma una delle cose più importanti che può essere usata in tutti i progetti da quasi subito è Zalli. Zalli è praticamente un linter per gli swagger. Non so se sapete di che cosa sto parlando. Praticamente con Swagger tu puoi dichiarare un API e generare del codice basato su quell'API, sia del client che del server, ma questo è una cosa secondaria. In Zalando loro parlano di fashion, diciamo, uno stile da mantenere, e usano Zalli per mantenere lo stile delle proprie API. È un progettino molto interessante, non sono riuscito a far partire niente di tutto questo perché non ci ho avuto tempo. Però è un progettino molto interessante da seguire. E quindi, appunto, alla fine noi abbiamo questi team che devono rispettare quelle API, che tutto sommato è abbastanza semplice, mandano i loro frammenti, sono registrati su un template. Loro hanno un progetto che si chiama Kilt, però che tiene tutti i template, però non l'hanno pubblicato, quindi per me non conta. E quindi i frammenti sono registrati sui template. Taylor riceve una richiesta su una rotta che è associata ad un template, raccoglie i frammenti e li manda. Ovviamente Skipper può ruotare la API call direttamente sulle API e invece quelle le chiamate a pagina direttamente sul Taylor. La cosa carina è che Skipper gli ha permesso di fare la transizione tra il vecchio sistema che loro chiamano Jimmy, che è un mostro brutto, e alla nuova infrastruttura a microservizi assolutamente senza nessun downtime. Per capirsi, loro hanno iniziato migrando il 30% del checkout, che per una società che fa 3 miliardi e spicce di fatturato è un bel rischio. E comunque hanno iniziato a migrare quello e poi hanno un controllo totale sulle rotte, dove devono andare, come devono andare, a seconda di predicati che mettono predicati che guardano gli header della richiesta, quindi location, quindi buchi, quindi cose, e puntano a un percorso specifico. La cosa figa anche che c'è in Zalando è che le rotte associate a questo frammento, che sono pubblicate su Skipper, sono completamente in mano al team.
Quindi il team rilascia in produzione quando è pronto. Quanto ci mette a rilasciare in produzione? 30 secondi. E diciamo, questo qui è l'architettura generale, che non è particolarmente complicata. Poi però hanno deciso di strappare. Hanno aggiunto Tessellate. Tessellate è un progetto formato da un'altra serie di microservizi. Per il momento sta ancora nell'incubator di Zalando, però hanno già iniziato a fare un po' di disseminazione. La documentazione ancora non è completa, però è molto interessante. Perché? Perché ti permette di creare dei frammenti compatibili per Taylor passando da un CMS. Quindi si definisce come punto di pubblicazione di un CMS che va a pubblicare poi dei frammenti tramite CDN, eccetera, eccetera, in modo che possano essere utilizzati dai template di Taylor. È molto interessante, però appunto prima di capire che non c'è messo ho dovuto scrivere a quello che ho scritto perché non l'avevo capito. Quindi diciamo la documentazione è un po' da rivedere. I miei riferimenti, cioè i riferimenti che ho utilizzato per presentarvi questo sono più o meno questi, e poi troverò modo di farvi vedere arrivare le slide se vi interessa, e basta, domande. Domande. No, allora, praticamente loro hanno tutti questi binding indipendenti. Insieme a questi binding indipendenti però hanno un paio di strutture. Intanto hanno dei team il cui unico scopo è tenere allineati i team degli sviluppatori. In più hanno un forte team di identità, perché se tu vai a vedere il sito di Zalando, quello lì è indipendente da quanti frammenti è fatto. Loro hanno bisogno di dare un'identità molto forte, e quindi hanno un team che si occupa dell'identità, e quindi hanno una libreria di componenti che viene utilizzata quando fa tutti i frammenti, che gli mantengono l'identità. E le versioni sono quelle, cioè quelle che abbiamo visto, queste: Bootstrap 4 beta, React 16, eccetera, eccetera, React Strap 5 e Alpha. Allora, questo qui è è la parte di head del template. Ok, è il frammento di head del template, quindi è un frammento, però insomma, e questo qui è le dipendenze di tutti i frammenti, tutte non vengono incluse nel frammento. Queste qui sono dipendenze esterne che non vengono incluse in nessun frammento, sono globali, perché sono le dipendenze globali che hanno messo utilizzando come constraint per avere un look and feel uguale per tutti, e quindi per il momento lo gestiscono così. Chiaramente hanno un grosso team di... Se il frammento ha bisogno di una dipendenza extra, quando manda gli header, aggiunge un header che si chiama link, che di fatto corrisponde a questo, al link che sta nell'head. Ok? E Taylor riceve qualcosa, quindi sa che quando va a rispondere, quando va a mandare red, deve mettere un link in più per quel frammento. Ovviamente se tre frammenti mandano lo stesso link, lo mette una volta sola, perché non è scelto. SNS deve cambiare lo stato di un altro framework da un
fragment da un altro fragment? Allora, loro ti mettono a disposizione React e quindi ti mettono a disposizione lo stato globale di React, perché questo qui è React che vuole per tutti. In più mettono a disposizione anche un bus, ma tendenzialmente hanno realizzato che non serve parlare così tanto tra i vari pezzi di pagina. In realtà, se voi guardate la pagina di Zalando, loro hanno un frammento che è tutto LED. Allora, praticamente qui loro hanno un frammento che hanno un frammento che è tutto il menu, questo qua. Poi hanno un frammento che è il negozio e poi hanno un altro po' di frammentugoli che sono questo qui, poi questi banner pubblicitari. E questi due sono altri due frammenti, quindi non sono tanti e non hanno grosso bisogno di interattività tra di loro. Il frammento grosso, quello che usate, è uno che è il contenuto. Se andate su una cosa qualsiasi, il frammento grosso che usi è uno solo, è questo qua. La cosa bella è che appunto loro sono riusciti a rendere tutto con un caricamento, qua una single page app, però fatta da vari momenti. È sempre una single page app? Una single page app, cioè. Ovviamente se la pagina è richiesta qualcosa che sembra un motore di ricerca, allora già scritto, se non cosa aumentano, renderizzano tutto e cominciamo. Altre domande? Se no andiamo avanti perché ci saranno altre due presentazioni. Mi spieghi un attimo la questione di come e che API deve rispettare ogni frammento? Il frammento deve mandare lo status code appena possibile, okay. Gli altri header appena possibile, quindi fondamentalmente i link appena possibile. Dopodiché, appena è pronto, streama la risposta. E poi ciao. Non c'hai esempi di codice al volo per far stare, cioè per vedere come è questa cosa? Devi guardare il tasso dentro. Però è fondamentalmente uno stream, niente di che. Può essere anche preso la CDN, cioè. Sembra figo. Infatti è figo. Mi hai gestito la cache? La cache. La cache credo che sia gestita davanti a Skipper, credo. Non, onestamente non lo so e non lo fanno vedere, però le pagine si compariamo come una scheggia, quindi non lo so. Non lo so, non ho visto niente in cui si parlasse di cache. Cache della pagina. Ma in realtà ogni frammento si gestisce la cassa, se ce n'ha bisogno per cazzi suoi. Cioè tu fai parte di un team di 2-6 persone e siete responsabili di un pezzetto. Quel pezzetto deve essere una scheggia. Ok? E quindi la vostra cache è quella importante e la gestite a livello del vostro server. Tipicamente se parli di contenuti, tipicamente i contenuti metti su una CDN, tipo la cache, nel senso tu di cosa che ti leggi il link. Quindi su quello c'è. Tesselit per esempio prende i frammenti fatti da un CMS e li pubblica su CDN. Tesselit. Una pagina, una categoria di prodotto magari. Il problema è che sono tutte composte, quindi. La questione è che qui la cache è minima. La cache è minima perché tutti i contenuti teoricamente sono personalizzati o personalizzabili. In base a cose qualsiasi.
Loro hanno detto, ma su Skipper come faccio a tenere due ambienti? Beh, semplice, metti una ruta che ci occupi dev. Ciao. No, ma anche perché una parte della cache la gestisce il browser di per sé, capito? Quindi adesso difficilmente sulle applicazioni, le single page application, perché poi magari si fa, cioè penso che poi alla fine sia quella la maggior parte. Alla fine non single page application, poi non c'è. Spesso quando hai fatto il primo rendering c'è la maggior parte delle informazioni, quindi il caching è poco significativo su queste pagine qua. Ripeto, i contenuti li metti su CDN, quindi fetch da CDN, CDN ti fa già da cache suo. Il browser fa da cache di per sé, quindi alcuni contenuti stanno cacciati nel browser. Difficilmente metti altri livelli di cache in mezzo, poi bene, magari loro l'hanno fatto. Poi appunto qui potete vedere qual è il primo caricamento di questa pagina, che ci mette un secondo. E poi ci stanno così, mettete dei placeholder, quindi alcune cose in realtà più di caricarle ci metti dei placeholder, lasci lo spazio in modo che poi successivamente si carichi, carichi soltanto la prima parte della pagina che è quella che visualizzate, per la rimanente la carichi in base, dato che inizi a scrollare. Sì, esatto, loro fanno così, nel senso, per esempio, la parte principale te la danno subito, poi tutto quello che è sotto la visuale del primo rendering lo mettono tutto asincrono. Cioè alla fine che te ne frega se il footer che carica l'analytics arriva ora o arriva in secondo. Cioè, vai a fare l'analytics quello che devi fare, però asincrono, ragazzi. Io ho bisogno di mandarti l'immagine della scarpa subito. Esiste l'app di Zalando Mobile, l'app di Zalando Mobile è fatta sempre da un website, se non sbaglio, anche se non lo so, comunque diciamo tu puoi vedere Zalando sul telefono sia con un'app che attraverso il sito mobile. Il sito mobile è fatto esattamente, cioè è lui. L'app sarà un browser, un browser forse? Onestamente non lo so. Mi ha detto un collega che stanno facendo cose pregevoli, cose che nessuno aveva mai fatto prima, però... Un'auto nello spazio. No, loro ci hanno messo una scarpa. Nello spazio? Sì. Vabbè. E l'hanno recuperato. Compresa la telecamera. Perché? Perché c'è una sacchezza. Pensavo che faccia. Sì. Dopo aver pagato 1600 sviluppatori. Ma ne stavo parlando l'altra volta che ci hai un po' smanettato per l'esperienza tua. Sì. Non eri particolarmente euforico dell'approccio di un team più piccolo. Allora, questo approccio funziona soltanto se hai 3, 4, 5, 6 team che stanno lavorando contemporaneamente su una pagina web. Perché ovviamente se no è tanto boilerplate, tante cose. Loro raccomandano che ogni team non abbia più di qualche frammento da mantenere. Perché ovviamente un frammento rappresenta tutto uno stack. E 5-6 persone più di 3-4 pagine non riescono a gestire come vogliono loro. Tant'è vero che c'hanno 1600 sviluppatori divisi in team da 2-12 persone per fare il loro frontend. Il loro prodotto, che è vero che gli fa quasi 4 miliardi l'anno, però insomma. È quel quasi che ti rovina, perché sono 4 miliardi già uno. 3-6, scusa. No, vabbè, questo è il problema in generale dei miei servizi, cioè soltanto bene, ma aggiungono nuove rete significative alla gestione, allo sviluppo. Ovviamente ogni volta che abbassi la complessità di un pezzetto, aumenti la complessità del sistema, perché esatto. La complessità è come nel tuo. Sì, loro hanno una libreria di componenti e un framework che loro usano, a parte che partono da Bootstrap,
Evitare conflitti con CSS. No, usano i CSS modules, quindi ogni frammento ha i suoi CSS che sono bindati secondo cose, quindi diciamo dei nomi classici così, però ognuno c'è i suoi. E quindi evitano il caso. E poi c'hanno ovviamente tutta una serie di stili globali, ma quello se ne occupa proprio l'ufficio dei grandi. Bene, mi sa che passiamo al prossimo perché... Grazie. Ma cazzo.